E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi raga ci ritroviamo qua con la nostra carriera allenatore con il Brescia. Andiamo intanto avanti con il calendario e ragazzi, allora, per quanto riguarda il calciomercato che andremo ad iniziare tra poco, abbiamo una marea di nomi nell'hub mercato, ma veramente tanti raga a questo giro. Però aspetta a farveli vedere perché prima voglio ricevere i resoconti degli osservatori che ho mandato ad osservare tutti i giocatori che mi avete consigliato voi, che ho aggiunto io, un monte di roba. E farò un'iniziale scrematura io. E vi mostrerò quelli che mi sembrano i profili più interessanti. Senza stare a farveli vedere tutti, a farci una conferenza su ognuno, se no non si finisce mai. Questo osservatore ci ha portato della bella cacca. E quest'altro forse peggio, no? Questo com'è? Un bidone, un altro cesso. Una bella montagna di cessi. Buoni per infilarli nello scarico proprio. Va bene, va bene. Ok. Ah, ecco, un'altra questione di cui volevo trattare prima di iniziare il calciomercato è questa, raga. Ossia, per quanto riguarda invece il capitolo cessioni, lo sapete benissimo che con me di giocatori incedibili più o meno non ce ne sono. Cioè, per me se un'offerta è enorme può anche essere il mio giocatore più forte, ma tendo a vendere lo stesso. A questo giro, raga, no. A questo giro no. E voglio andare a bloccare di già le offerte per alcuni giocatori. Joronen è inutile, tanto raga, per me rimane qua. Poi dopo ci ragioniamo del portiere, però Joronen rimane qua. Poi ci stanno, ha già le offerte bloccate. Quindi rimuovi dalla lista trasferimenti. Perché è ancora in lista? Rimuovi dalla lista. Rimuovi dalla lista. Sparati in testa. Vabbè, non me lo fa rimuovere. Comunque ci stanno, non si muove. E Tonali, offerte bloccate. Assolutamente sì. Anche lui, ragazzi, non si muove. Per quanto poi mi riguarda invece tutto il resto, anche Moise Kean, per me sono tutti cedibili. Non vuol dire che dobbiamo venderli tutti. Però potenzialmente davanti a un'offertona li vendo tutti. Quelli a quei tre no. Non lo, perché proprio ce l'ho dentro il cuore. Il resto sono così, al volo. Come viene, viene. Perciò andiamo avanti. Tanto finché non ho i resoconti, si può marciare a dritto. Senza voltarci. Ah, sono orientati dal prestito anche Clark e Smith, che io direi potremmo fargli riprendere la strada del prestito, tanto a noi non ci servono. E anzi, oh cazzo, Smith è diventato 66, raga, eh. È quasi il livello di Trippaldelli e c'ha 2 anni di meno. Per il momento mettiamolo in lista prestiti. Poi valutiamo. E l'altro è Clark. Ranocchia che è calato, ok. Clark 64, 17 anni. Insomma, raga, anche Clark. Discreto. Prestiti, senza problemi. Altri profili. No, perfetto. Ok. Spal, partita simulabile senza troppe difficoltà, ma andiamo in campo titolari per star tranquilli. Che partita abbiamo dopo? Fiorentina, Sassuolo. Sì, c'è una settimana a giocare con la Fiorentina, quindi anche se andiamo in campo anche ora tutti i titolari dovrebbero essere più che riposati per il prossimo match. 3-1, benissimo, doppietta di Moise Kean, gol di Lamke. Abbiamo subito gol da Murgia, ma non ci ha influenzato più di tanto. Bene così. Abbiamo da fare nuovamente gli allenamenti. Ho visto 5 email addirittura. Insomma, incomincia ad essere robetta. Allora, gli osservatori quasi tutti avevano come tempi 18 giorni. Quindi chiaramente, raga, sono 18 giorni da aspettare. Però intanto vediamo. Ah, sono ok. E ok. Allora, c'è da vedere un po' di cose. Perfetto. Spalek, apprezzo il tuo impegno. Te, siamo d'accordo. E penso sarebbe la soluzione migliore. Perfetto. Perfetto, raga, perfetto. E continuiamo ad avanzare. Quella mail che avevate visto nel del Cearu, perché
era uno dei giocatori che poteva interessarmi di portare in squadra. Tra l'altro va anche in scadenza di contratto, però si è già fatto avanti il Fulham con un precontratto. È andato, raga. Praticamente è già andato. Meno uno. Mi interessava perché era un buon difensore centrale, piuttosto giovane, 23 anni, come riserva ci poteva stare tranquillamente. Però va bene, non è un problema, ce ne sono tanti. Mancano ancora 8 giorni per avere reso conto completo di tutti i giocatori che stiamo osservando. Per il momento allora continuiamo così, direi si possa simulare anche contro la Fiorentina senza particolari problemi. Sono decimi, sono quindi a meno 10 da noi, non stanno giocando male, però insomma dovremmo essere piuttosto tranquilli riguardo questo match. Anche un buon pareggio non sarebbe un cattivo risultato, l'importante sarebbe non perdere. Speriamo bene. 1-1, infatti, pareggio giocando in 10. Giocando in 10, comunque abbiamo, cioè potenzialmente, raga, avremmo anche potuto vincere magari giocando con tutta la formazione al completo in campo. Però 1-1 ci sta, è un risultato che ci sta, non ci penalizza più di tanto. Quindi l'email sarà sicuramente per D'Ambrosio squalificato. Ok, come sempre gli allenamenti fondamentali. Mi ricordo, raga, quando avevano aggiunto per la prima volta gli allenamenti su FIFA, io mi scordavo sempre di farli. Boia, quanto mi incazzava, perché non facevo che cazzo di allenamenti. Cioè erano più i commenti: oh, ma devi fare gli allenamenti, roba da matti. Ah già, mi sono scordato di rispondere a PSV per Cerofolini. A parte non so se gliel'avrei mandato, però comunque sia, vabbè, pazienza. Ci siamo con... no, non ci siamo con le offerte. Anzi, le offerte ce le fanno a noi. De Senna vorrebbe giocare, ci penserò. E quest'altro Ci penserò, non vuol dire che giocherai, caro mio Smith. Giochiamo in casa, potenzialmente un po' di turnover potremmo farlo. Però visto c'era un'offerta, ragazzi, per Battocchio, trattiamo. Che Battocchio in questo momento è veramente ai margini della rosa, raga, è veramente tanto ai margini della rosa. Io quasi quasi delegherei, non sarei neanche a trattare io personalmente. Fatta di partenza 3,7 e non vendere per meno di 2,5. Vediamo cosa riusciamo a strappare. Ah no, ok. Ah ok, no, il contratto è subito l'offerta. Va bene, meglio, va bene lo stesso. Ok. Perfetto. Quindi Sassuolo, sistemo la formazione. Proviamo così, sperando che anche il Sassuolo comunque non scenda in campo con tutti i titolari. A parte, raga, alla fine non è che, voglio dire, stiamo giocando con della robaccia, Abbiamo semplicemente inserito Cerofolini per Iorone, ma più o meno come livello siamo lì. Capitan De Sena e Clark. Per il resto sono tutta gente che gioca veramente spessissimo. Anche Bellanova e Gravillon comunque in campo ci scendono un video tutte le volte, ma quasi. Quindi, dai, va bene, ci si può fare. 3, 2, 1, andiamo. Per favore non facciamo una figura di merda. 2-0. No, si è rotto Mason Mount all'89esimo. All'89esimo, raga. Ma che cazzo. Maremma maiala. Vabbè, comunque buono Nandez, bravo anche Bellanova. Primo gol con la maglia del nostro Brescia. Ma Mason non ci voleva. Mason non ci voleva, mi sa che sono le relazioni degli osservatori. Ora guardo un po' tutto. Niente relazioni degli osservatori. 5 settimane di infortunio per Mason Mount. Quindi praticamente fino a metà febbraio non ce l'abbiamo. Non è proprio un bene, però almeno ce l'abbiamo per quello che conta, per l'Europa League. A me, ragazzi, mi interessa veramente tanto l'Europa League. E questo è il nostro osservatore rumeno, cioè il nostro osservatore spagnolo che ci porta i primi giocatori rumeni, che veramente non sono niente di che. Purtroppo non sono veramente niente di che, quindi lascio tutto come si trova. Vediamo un po' i nostri giocatori cosa chiedono. Allora, De Sena, ringrazio per avermi dato, resto che vedi per terra. Barba, bisogna giocare più spesso. La squadra non è a rischio. Bisoli, Frank, lo spazio mi sta... Oh, Bisoli sta proprio in crisi, raga, esperienza formativa, che gli devo dire? Bisoli, raga, vorrei essere ceduto sicuro.
Ah, cazzo! Non era Clark, era Smith che voleva giocare. Ho fatto una cazzata. Hydrock non è l'avversario giusto. Ho fatto una figura di merda, raga. Non volevo far giocare, cioè volevo far giocare quello che mi aveva detto, che mi aveva chiesto di giocare. Bene, non c'è male, dai. Sì, non so nemmeno leggere. Cazzo, c'è la Juve. C'è la Juve, Battocchio è saltato. Vabbè, cazzo, ho capito. Era l'offerta iniziale, ma vaffanculo anche allo Stoke City. Ma sti osservatori che fanno? Sono in ferie? Secondo me sì. Boh. Ah, ecco. Contro la Juve bisogna giocare. Per forza, raga. Vorrei simulare per non allungare troppo. Madonna, ci sta anche la Roma in Coppa Italia. Guarda che casino. Vabbè, la Coppa Italia si simula. Pazienza, come va, va. Preferisco uscire in Coppa Italia, ma il campionato lo voglio fare bene. Con la Juve, ragazzi, bisogna giocare. E dopo vi faccio vedere tutto il mercato perché c'è da lavorare parecchio. Quindi, andiamo subito al match. Magliette vanno bene così. L'ultima volta contro la Juve fu un trauma. Quindi, dobbiamo vendicarci, raga. 4-4-2 per stare più coperti. E andiamo. E dunque, raga, eccoci qua dal nostro Rigamonti per l'incontro. Il big match di Serie A tra il nostro Brescia e la Juve. Ragazzi, chiaramente è una partita difficile. Affrontiamo la squadra più forte del campionato. Hanno visto anche appena acquistato Lenglet, quindi un altro innesto di qualità. E servirà veramente tutta la nostra squadra. Non è facile, raga, per niente. Servirà anche un po' di cuore a questo giro, oltre che la speranza, mi sa. Partito Sané, Tonali lo insegue. Ancora Leroy Sané. Tocca da Bernardeschi, Bernardeschi al limite, filtra per Ronaldo, subito Joronen. Lenglet la rifà sua, prova Lenglet, addirittura il tiro! Subito pericoloso Lenglet, e non è un bene, perché se è pericoloso Lenglet coi piedi, è tosta. Emre Can, Bernardeschi al limite per Sané, salta D'Ambrosio, ancora Cristiano Ronaldo. Non gli stiamo dietro, raga. E la cosa che mi fa impazzire è questa. Il fatto che proprio non riusciamo a stargli dietro. Hanno un ritmo troppo, troppo più elevato rispetto al nostro. Non ci si fa. Non ci si fa, raga. È veramente difficile. In pressing su Sané. Oh, la Madonna, raga. E la Madonna. Boia. Ma come si fa, raga? Cioè, non tanto per il cross, ma per il colpo di Cristiano Ronaldo. Boia, raga, ma come si fa? Siamo solo ai 18esimo. Per Moise Kean, tocca per Esposito! La risposta di Szczęsny. Pressing, pallone che arriva nuovamente a Dybala. Accelera Dybala. Ancora Cristiano Ronaldo. Sì, vabbè, ho capito, raga, ma così non è fattibile. Dai, vabbè, ho capito che è Cristiano Ronaldo, ma non è mio Gesù Cristo. E che cazzo. Il pallone per Minamino, se l'allunga. Riccardo Pereira in pressing. Ancora Takumi, entra in area. Prova il tocco, Esposito. 3-1. E vabbè, dai, dai. Non pretendo niente, ma 3-1. Bravo Bastianino Esposito. Gran gol, dal rapace d'area. Approfitta dell'ottimo pallone messo in mezzo da Minamino. Si gira, salta il difensore e la piazza alle spalle di Szczęsny. Bravo, bravo Esposito. Andes prova tra le linee a trovare Moise Kean. Pallone che filtra. Moise attacca. Moise il destro. Oddio, raga. Ma che cosa fottutamente sta succedendo qua? 3-2 al 37esimo. 7 minuti fa eravamo 3-0 per loro, eh. Boh, ma. Non lo so, non lo so. Comunque, gol dell'ex per Moise, il nostro bomber. Si fa in avanti, Rabiot al limite, Rabiot! Sempre il solito Joronen, finisce così anche il primo tempo. Can, doppio passo, trova Ronaldo in area, Pereira, il tocco dall'altra parte! Ma guardate questi. Bello. Gran gol da parte della Juve, che si riporta sul doppio vantaggio. Stavolta andando in rete con... sì, con Leroy. No, sì, con Sané, raga. 4-2. Ronaldo perde palla, riconquista. C'è Sané, tocco nel mezzo, bravo Joron. Che? No, raga, ma per favore.
Ma per favore, sì, però sto gioco è bastardo, eh. Ma no, via, raga, calcio di rigore. Non dico che non ci stia, ovvio che ci sta. Ma veramente, dai, ma veramente proprio. Oh, l'ha sbagliato! L'ha sbagliato Cristiano Ronaldo, non ci credo. Non ci credo. Cristiano in area. Cristiano Ronaldo salta a ranocchio. Io Ronen con la manona. Prova il cross. Il pallone messo fuori. Rimane lì. Tolisso. Deviazione. 5-2. Ma via, via. No, ragazzi, dai, ma che cazzo. Io vi giuro. Hanno un culo questi della Juventus che non lo sanno neanche loro. Cioè, già perdiamo. Devono anche avere culo. Come se non gli bastasse essere estremamente più forti di noi. In area, sempre Leroy Sané. Si beve, ci sta nel tiro. Ranocchia la porta via. Non è vero! 6-2. Ancora Rodrigo Bentancur, credo. No, che cazzo è Bernardeschi? Chi è questo, raga? Non si riconosce. Comunque sia, chi è fatto sta che vinco loro. 6-2. Ancora Bentancur. Finisce qua la partita, 6-2 per la Juventus. Raga, cosa bisogna dire? Guarda con che gente gioca con loro. Per quanto ci si possa impegnare, il nostro livello è molto distante da loro. Bisuli è stato contattato dal Braga, che devo provare a fare un'offerta per acquisirlo a gratis alla fine della stagione. Sinceramente, raga, mi va bene. Non è un problema. Almeno il bisolone andrà a giocare. Dai, va bene così. Ci facciamo con lui gli ultimi 6 mesi e poi lo salutiamo. Allora, apro mercato e iniziamo un po' a vedere tutti questi nomi. Allora, partiamo dal portiere. Ho visto che avete consigliato Newbel. Però, raga, Newbel lo lascerei perdere perché se proprio dobbiamo prendere un portiere nuovo, prenderei Radu, così almeno abbiamo anche il portiere della Romania in squadra. È discreto, non costa troppo. È da valutare però se effettivamente acquistare un portiere o meno. Poi, per quanto riguarda la fascia destra, ho selezionato Lazaro, che era già qui e che siamo stati veramente molto vicini a prenderlo nella passata sessione di mercato. E in alternativa, Dumfries del PSV. Dumfries ovviamente ha un prezzo di mercato molto più elevato rispetto a Lazaro, però chiaramente anche di maggior qualità, quello starà a noi. Però sinceramente a me, ragazzi, anche semplicemente Lazaro non mi dispiace per niente. Poi centrali, Nedelcearu, che vedo che per il momento però è sempre al Galatasaray. Va bene. Cioè, dipende. Dipende come va a finire. Poi, ecco, questo era quello che volevo levare. Che non, poi a quanto pare non ho tolto. Lisandro Martinez, ragazzi, lo leviamo perché abbiamo valutato 30 milioni dall'Ajax. Quindi, improponibile per noi. Poi, troviamo Edson Alvarez, sempre difensore centrale dell'Ajax. Messicano, 78, un giocatore discreto, niente affatto male. Potrebbe essere un buonissimo aiuto per la nostra difesa. Abbiamo anche Philipp Helander, ex giocatore del Bologna, attualmente al Rangers. Giocatore che non mi dispiace, il costo è piuttosto basso, ha anche 27 anni del resto. E Helander, raga, potremmo prenderlo come sostituto del Ranocchione nazionale, che ormai ha fatto un po' il suo corso, è in declino. Potrebbe essere una buona idea sostituirlo. Poi, capitolo sempre Romania, troviamo Baluta, mediano del Brighton, giocatore discreto, niente di speciale, non sarebbe ovviamente titolare, assolutamente, anche a parte ragazzi chiunque si possa prendere a centrocampo non sarebbe titolare, infatti sarebbe da valutare se prendere qualcuno effettivamente o no, e lui sicuramente no, comunque sia. Non è male. Poi abbiamo anche Florentino dal Benfica, giocatore anche lui molto giovane, molto più forte e molto più costoso. C'è da dire anche questo. Poi troviamo Dennis Mann del Genoa, quindi
per un giocatore rumeno, esterno destro, potrebbe essere ottimo panchinaro per noi, anche perché non abbiamo esterni in panchina e ci potrebbero fare comodo e lui potrebbe essere una buona soluzione. Abbiamo anche Manuel Lazzari, che è un altro di quelli che avete considerato voi, che ho voluto inserire in lista, anche se al momento, raga, per noi è un po' proibitivo perché il prezzo è veramente molto alto. Anche Fulgini me l'avete consigliato voi, un profilo anche lui molto interessante, fa diversi ruoli in campo, non mi dispiace, ma anche per lui il costo è molto... no, in realtà lui, per lui il costo non è molto elevato, però appunto è da valutare cosa farci anche con lui. Marin è un ottimo centrocampista, il miglior profilo per quanto riguarda i possibili acquisti dei giocatori rumeni. Costa. C'è da dire questo, raga, il prezzo è molto elevato. Dragomir invece il prezzo è piuttosto contenuto, 21 anni, molto giovane, 73, giocatore discreto, da valutare. Della stessa opinione anche per Chicaldao, da valutare pure lui. Poi abbiamo Gedson Fernandes, sempre del Benfica, giocatore anche lui molto forte, un po' come Florentino. Il costo è veramente molto elevato. Esterno a basso prezzo potrebbe essere Florin Elkoman del FCSB, che non mi ricordo, ragazzi, il nome esatto adesso. Comunque anche lui discreto, potrebbe fare il suo. Heriberto Tavares, un altro profilo interessante che non mi dispiace. Fa anche lui diversi ruoli in campo, gioca su entrambe le fasce, questo è molto positivo. Yannis Agi, sempre presente. Romario Barò. E lui, ragazzi, sapete che mi piace parecchio? Lui mi piace veramente, veramente tanto. Sia per il cesso di capelli che ha in testa, sia per quanto riguarda le statistiche in campo. Non mi dispiace per niente. E poi, per quanto riguarda l'attacco, abbiamo Denis Dragusch dallo Standard Liegi. Giocatore discreto, potrebbe essere un'ottima riserva. Poi arriviamo anche a Braut Haaland, che non prenderemo, raga, perché è troppo mainstream e ho giocatori così blasonati, non li voglio in squadra. Quindi, ciao Erling. Poi abbiamo Alfredo Morelos del Rangers. Costa abbastanza, c'è da dire questo sicuramente, e sarebbe anche un po' troppo come riserva. Però, raga, non si sa mai. Morelos ce lo vedo veramente bene. Abbiamo anche Vinicius del Benfica, a basso prezzo veramente lui. Troviamo anche Luciano Nevietto dallo Sporting Lisbona. E infine Mbaye Diagne dal Galatasaray. Questi, raga, sono tutti i profili che ho selezionato. Ognuno a modo suo potrebbe farci più o meno comodo. Il problema essenziale è uno: i soli 21 milioni che abbiamo di budget. Ci facciamo veramente poco, raga, con 21 milioni. Ma veramente, veramente poco. Se non ci diamo qualcuno a un prezzone, qua andiamo veramente da poche parti. E arrivati a questo punto, valuterei se fare una cosa. Io direi, raga, che ci potremmo fermare qua con l'episodio. Perché tanto ad ora, essenzialmente di calciomercato, sì, qualche trattativina così, ma alla fine importo, non è andato niente. Ci rimane meno di metà mese. Tre partite simulabili più o meno tutte, c'è cioè quella con la Roma, ma vabbè. Io, raga, direi a questo punto ci fermiamo davvero qua con l'episodio. Almeno ci facciamo un episodio il prossimo di solo calciomercato, puro, nudo e crudo, ad acquistare più giocatori possibili, insomma, non per forza, a fare la squadra migliore possibile. Ecco, questo dovrà essere il nostro obiettivo. Quindi, raga, davvero, dai, fermiamoci qua e abbiamo già visto tutto. Diamo un'occhiata semplicemente alla classifica, che è leggermente variata. Siamo tornati in sesta posizione, a pari merito con il Cagliari, a meno 2 dal Milan, a meno 8 dall'Inter e a meno parecchio dalla Juventus e via discorrendo. Va bene, non è, ragazzi, un problema, ci sta, abbiamo perso, è giusto. Tra l'altro, prima sconfitta dopo tipo una quindicina di gare, perciò... Vabbè, complimenti al nostro Brescia per la lunga striscia positiva. Bisogna fare un complimento ai nostri ragazzi, ogni tanto ci vuole. E classifica marcatori:
Moise Kean, sesta posizione. E credo, ragazzi, che tra quelli in classifica sia quello che ne ha giocate meno di tutte. Infatti ne ha giocate soltanto 15. Non che giocandone 4 mi possa raggiungere Cristiano Ronaldo, anche perché i gol di distacco sono 9, sono veramente... No, sono 8. No, il primo è Garcia de Lazio. Che cazzo è questo? Boh. Comunque, sono 9 da lui e 8 da Ronaldo. Non che giocando quelle altre 4 partite si possono raggiungere questi due bomber. Però, insomma, 4 partite, magari un terzo posto in classifica marcatori, il nostro Moise può ambire a raggiungerlo. Quindi, ragazzi, ci fermiamo qua. Spero vi sia piaciuto il video. Se così, mi raccomando, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un commento. Fondamentale, raga, commento fondamentale. Ditemi i giocatori da acquistare. Veramente, raga, è una cosa fondamentale. E quindi, a domani con un nuovo video. Buona.